Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi parliamo dell'alimentazione dei vostri amati pesci d'acquario. Solitamente siamo abituati a fornire un cibo in scaglie, in granuli. Questi cibi, in questo caso antra, sono quelli che noi usiamo all'interno del nostro negozio, sono cibi contenenti già farine di insetti, quindi molto appetibili e molto proteici, quindi già un ottimo cibo di partenza. Ma come per l'essere umano un'alimentazione varia e equilibrata è il primo e il basilare fonte di prevenzione per le malattie, anche per i pesci è la stessa cosa. Quindi, come si somministra un'ulteriore fonte di cibo? Tramite il congelato. In questo caso abbiamo il Tubifex dell'Antra, ma possiamo scegliere Chironomus, Artemia, polpa di cozza, zooplancton, Mysis, krill. Ce ne sono veramente una montagna di cibi congelati. Quindi, più ne si dà in porzioni corrette, quindi per pochi pesci taglieremo il cubetto, per tanti pesci un cubetto intero, meglio è. Una volta, e come andiamo a somministrare il cibo congelato? Praticamente si prende un cubetto, si mette su un colino, si aspetta che si sciolga, entro 2-3 minuti sono già sciolti, si sciacqua con dell'acqua, ecco qua. Una volta che l'abbiamo ben sciacquato, andiamo in questo momento o a somministrarlo così com'è, o se vogliamo dare ancora di più ai nostri pesci, li arricchiamo con estratto di aglio, sia per il dolce che per il marino. Nel caso del dolce, vitamine, Nourish, Sikkem. Nel caso marino, Vitality, Sikkem. Per pesci che o hanno sospeso di mangiare o che fanno fatica, si può arricchire ancora di più il cibo con gli stimolanti dell'appetito Sikkem and Thins. Bene, si versa il prodotto, in questo caso aglio, lo andiamo ad aprire, i barattoli sono sigillati ermeticamente, facciamo due buchini, versiamo, vediamo se si vede così, versiamo dell'aglio sopra al nostro cibo. Qualche goccia è più che sufficiente, richiudiamo il tappo, aspettiamo che il congelato assorba. Adesso andiamo a aprire anche il Nourish, che sono delle vitamine per i nostri pesci. Andiamo a versarne ancora 2-3 vitamine. Bene, aspettiamo un paio di minuti in modo che il cibo venga avvolto da questo film di proteine e dopo andiamo a somministrarlo. Quando somministrare il cibo congelato durante la giornata? Principalmente meglio di tutti sarebbe il mattino, in modo che gli forniamo già una bella fonte di cibo importante e sana e loro possono già partire bene con la giornata, come noi facciamo una colazione abbondante. Alla sera bisogna finire sempre invece con cibi molto molto leggeri, perché se no attenzione che potrebbero andare a fare dei blocchi intestinali. Ecco, quanto dargliene di cibo, sia che sia granulo, scaglia, congelato, la quantità giusta è la quantità che viene consumata entro massimo 2 minuti, se no tutto il sedimento che si forma sul fondo dà origine a fosfati, a decomposizione, a muffe, cioè inquina la qualità dell'acqua. Le vitamine che vi ho fatto vedere in precedenza, quindi il Nourish, il Vitality e l'estratto di aglio, ok, si possono benissimo anche andare a far assorbire sia nelle scaglie che nel granulo. La scaglia è un po' più difficile, nel granulo è molto più semplice. E ha anche, scusate, lo stimolatore dell'appetito. Quindi, ricapitolando, fornite ai vostri pesci un'alimentazione di partenza ottimale, ricca di aglio, vitamine, è il toccasana per aver pesci sani, colorati, vivaci all'interno del vostro acquario. Tutti questi prodotti potete trovarli sia nel nostro negozio che nel sito e-commerce www.acquarioshop.it. Per consigli o altre informazioni scrivetemi in privato o commentate al di sotto del nostro canale YouTube o nostra pagina Facebook.
Bene, vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti.